si ringrazia Palazzo Virgilio, Hotel Ristorante Meeting e Congressi, Corso Umberto I, Brindisi. Ben ritrovati a Brindisi Gol, l'approfondimento sportivo di Telebrindisi Web TV dedicato interamente al Brindisi Calcio, a tutto quello che accade attorno allo spogliatoio, la squadra e ovviamente ai tifosi del Brindisi. Quest'oggi ospiti della nostra trasmissione Raffaele De Martino, centrocampista del Brindisi. Benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie Cristina. Da tantissimo tempo che questa coppia non si vedeva in una trasmissione sportiva, veramente tanti anni, adesso si ricompone. Giancarlo Enrico, collega e opinionista, ciao e benvenuto. Ciao, ben ritrovato. Grazie a te. Bene, allora cominciamo con ordine, andiamo a vedere che cosa è successo domenica scorsa in quella di Policoro, dove il Brindisi ha giocato con il Real Metapontino. Una gara sicuramente non bella, che il Brindisi ha perso purtroppo quando mancavano solo 5 minuti dalla fine, proprio nel momento in cui il mister aveva sistemato gli esterni e quindi pensava di poter portare a casa almeno il pareggio. Giancarlo, cominciamo da te, che cosa è successo secondo te? Beh, cosa è successo? È successo quello che spesso succede nello sport, un po' di sfortuna, un po' di disattenzione, una leggerezza, secondo me quell'espulsione forse esagerata, però ci poteva anche stare, in un momento così particolare, forse se non ci fosse stata avrebbe aiutato moltissimo ugualmente il Brindisi almeno a portare il pareggio. Poi nel calcio, come spesso si dice, possono anche esserci degli accadimenti particolari, come un euro gol di del giocatore di Disenso, che è uno di quei tanti giocatori che ricorderemo. Ce ne sono sulla vita del Brindisi, ci sono sempre dei giocatori che possiamo ricordare con particolarità. Quindi è un gran peccato, però io penso sempre al buon campionato che il Brindisi sta facendo, e quindi spero tanto che non si molli la presa, che l'entusiasmo resta tale quale, perché tale quali sono le possibilità. Raffaele, torni domenica prossima dopo aver scontato 3 turni di squalifica, ricordiamo in seguito all'espulsione rimediata negli ultimi minuti con il Taranto. Come hai vissuto dalla tribuna queste ultime 3 gare del Brindisi? Penso che per un giocatore, insomma, la cosa peggiore è stare fuori, insomma, durante le partite. Però ti dico la verità, io sono un ragazzo positivo e comunque sia sono stato sempre vicino ai miei compagni di squadra, l'ho vissuta comunque sia, tra virgolette, abbastanza bene, cercando di dare comunque il mio apporto in un altro modo. Ormai ho finito e sinceramente non vedevo l'ora e ti dico la verità, i ragazzi hanno fatto benissimo, hanno portato avanti comunque delle partite importanti, peccato per domenica che comunque sia ho visto anche le immagini e sinceramente sì, è una partita non bellissima, però una squadra che ha giocato, ha avuto delle occasioni anche con Tedesco, non meritava di perdere sicuramente e come diceva prima Giancarlo, insomma è un tiro che capita e sono degli episodi che purtroppo vanno contro, però a prova insomma di tutto, come è successo anche col Monopoli. Questa è una squadra che è unita e a volte sconfitte in questo senso, in questo modo, insomma, possono aiutarci a fare altri filotti di partite importanti. Giancarlo, 2 gli episodi fondamentali del match di domenica scorsa che lo hanno sicuramente caratterizzato e forse segnato il destino di quel match, cioè come dicevi tu l'espulsione di Liotti sicuramente, ma anche quelle 2 occasioni mancate da Tedesco all'inizio del match. Se quelle occasioni fossero state realizzate sicuramente il match si metteva in maniera diversa, sicuramente in discesa per il Brindisi comunque avrebbe dovuto soffrire meno. Su un terreno infame, perché effettivamente il terreno di Policoro era davvero quasi ai limiti della praticabilità. Sì. Ho sentito le dichiarazioni di Mister Ciullo, il quale ha detto il campo è quello che è, però non voglio cercare delle giustificazioni perché è giusto che sia così. Generalmente si dice che campi così messi male penalizzano molto di più le squadre che hanno qualcosa in più. E il Brindisi sicuramente rispetto al Real Metapontino ha certamente qualcosa in più, quindi si potrebbe dire che ha influenzato negativamente, però è pur vero che alla fine qualche occasione di più l'abbiamo avuta e ogni tanto ci manca un po' quello spirito cinico di dover sfruttare. È anche vero che il portiere ha fatto quello che normalmente deve fare,
non tanto sulla prima occasione quanto sulla seconda, sulla punizione che è battuta da Gambino, probabilmente con un po' più di freddezza un colpo sotto, una pallettina alta sarebbe stato gol, però che dire, è troppo facile parlare seduti comodamente in poltrona e vedere l'azione in televisione, quindi il rammarico più grosso forse è aver preso un gol, splendido gol, però aver visto forse un atteggiamento un po' arrendevole su quell'azione, magari una maggior pressione sul giocatore forse avrebbe portato il giocatore a non tirare così bene, però è andato ormai, pensiamo ad una partita molto difficile perché il Real Vico è secondo me dopo il Real Marcianise una squadra, la squadra rivelazione, perché era una ripescata senza preparazione, senza nulla, che si trova nelle prime posizioni. Ne parliamo tra qualche istante. Voglio tornare un attimo sulla partita di domenica scorsa e dirti, da giocatore, secondo te può essere stato sbagliato l'approccio dei tuoi compagni? Può essere stata una cosa mentale quella che ha portato a questa sconfitta? No, ma sinceramente ti dico la verità, penso che l'abbia detto anche il mister, insomma, questa è una squadra che si è tutta la settimana preparata benissimo, che ha preso la partita benissimo come si deve prendere con queste, su questi campi, ha avuto delle occasioni e magari essendo anche un po' più fortunati qualche altra volta o magari un po' più di cinismo, insomma, si possono risolvere, e penso che la squadra non si possa rimproverare niente. Abbiamo parlato proprio di questo in settimana, cioè martedì quando siamo tornati, la squadra per 85 minuti, anche il mister con l'espulsione ha provato a vincerla, certo. Poi non ci siamo riusciti, il mister ha rimesso la squadra in modo da portare a casa un pareggio che se non riesce a vincere era giusto, e proprio in quel momento, e quindi sinceramente non credo che la squadra debba, insomma, recriminare qualcosa o avere qualche rimpianto, quindi sono partite, insomma, come dicevo prima Giancarlo, che succedono, che se segni prima le vinci, se poi prendi un gol così è difficile rimontare, però ormai la mettiamo da parte come abbiamo fatto e non... Anche perché se posso dire, sono convinto che il mister è persona che prepara molto le partite, almeno questo potrebbe confermarmelo, ma lo abbiamo visto non da quest'anno, anche dall'anno scorso, però parlo anche per le esperienze da atleta precedenti, e puoi anche prepararti quanto vuoi, ma spesso scatta nel cervello qualcosa di incontrollabile, cioè loro erano convinti che sarebbe stata una partita dura, che sarebbe stata una partita difficile, però fondamentalmente inconsciamente sai di dover giocare con la penultima e che prima o poi la partita la sblocchi. Ripeto, non è tanto un fatto di coscienza, ma proprio inconscientemente senti di avere qualcosa che ti può portare poi alla vittoria. Non è un fatto volontario, è un fatto involontario che spesso condiziona, spesso nello sport queste prestazioni ci sono, perché quante volte abbiamo visto squadre fortissime, negli anni è sempre successo, ma penso che anche nelle grosse squadre si potrebbe mai dire che una Juventus di Conte giochi, entri in campo arrendevole, non è proprio il mister, ma anche le altre squadre, un Mazzarri, eppure ci sono partite dove vedi dei giocatori svuotati, sì. E nonostante siano stati fortemente motivati, allenati, quindi può capitare. Mi auguro che appunto sia capitata questa volta e questo tributo stagionale lo abbiamo pagato contro il Real Madrid. Al di là di tutto è un campionato strano quello di che stiamo vivendo quest'anno, non come Brindisi, proprio guardando anche le squadre che sono state allestite a fior di milioni, con fior di milioni per la vittoria finale di questo campionato. Domenica scorsa il Martira ha stentato in casa e ha pareggiato veramente in maniera rocambolesca, quindi un punto proprio striminzito, e la stessa cosa con il Marcianise. Alla fine la sconfitta del Brindisi è quasi indolore, se guardiamo la graduatoria siamo lì, insomma. Assolutamente, la bellezza di questo campionato è che non c'è, nonostante Matera sia la città dei sassi, Matera non è schiaccia sassi, e sul fatto che ci sia un insieme di squadre che possano dire la propria in questo campionato fa sì che lo renda molto più particolare, molto più equilibrato, quindi questo dovrebbe agevolare lo spettacolo. Io in fase di commento ho detto che è stato un gran peccato aver perso questi punti, ma nello stesso tempo, proprio per voler guardare il positivo da questa partita, è che abbiamo perso punti nei confronti delle nostre
pari, eravamo insieme al Monopoli e alla Turris, ma abbiamo perso soltanto un punto dalla vetta, quindi nulla di pregiudicato assolutamente. Quali squadre ti hanno impressionato di più fino a questo momento? Beh, io devo dirti che per quanto si dica, a me il Marcianise è piaciuto come squadra, come organizzazione. Niente di trascendentale, ma non ho visto niente di trascendentale. Forse una cosa che mi ha colpito molto è stata la difesa del Matera. Sì. Una difesa rognosa, rocciosa, ma non mi ha fatto vedere niente di che in attacco. E per il resto, nonostante i grandi nomi, non mi ha esaltato nel vedere la partita. Invece mi è piaciuto molto l'atteggiamento del Marcianise, un gioco aperto. Beh, poi del resto Foglio Manzillo lo conosciamo, persona serissima, bravo allenatore, e mi è piaciuto aver visto una squadra ben allenata che faceva quello che doveva fare, e con due uomini in meno, cioè uno che non poteva giocare per i motivi di doping. Sì. E il sostituto che è uscito dopo pochi minuti, quindi effettivamente ha giocato in affanno, ma per sua stessa ammissione ha detto: anche se ci fosse stato quel giocatore probabilmente avremmo perso. Bella dimostrazione di onestà e di professionalità. Però mi è piaciuta proprio talmente tanto che la partita è stata bella proprio perché le due squadre si sono affrontate tranquillamente a viso aperto, facendo belle cose, e lì abbiamo fatto davvero una bella partita. A proposito di squadre già incontrate, il Taranto dove potrà arrivare con questo cambio di allenatore, De Maiuri e Papani? Beh, la squadra così com'è, anche quella mi sembra una bella squadra con dei bei personaggi, però abbiamo anche lì esperienza. Mi ricordo una battuta di Giuseppe Barretta, quando disse: abbiamo fatto la squadra fatta forse con le figurine Panini, esatto. Dovremmo farle forse con i giocatori veri e propri. Forse è quello che è successo quest'anno a Taranto, cosa detta da me in estate, sì, qualcuno sì. Dice parli per invidia. Ma questa, in realtà... guarda, questa potrebbe essere, magari mi dilungo un po', una caratteristica positiva del Brindisi. Cioè, le squadre vincenti non sono un insieme di 11 giocatori forti che formano la squadra vincente. Certo. Restano 11 giocatori forti che probabilmente non diventeranno mai squadra. Così come 11 giocatori buoni possono insieme creare una miscela esplosiva e diventare una squadra imbattibile. Ora non dico che il Brindisi sia imbattibile perché siamo stati battuti, ma è una bella squadra che dimostra, ha dimostrato, e penso che se non dovessero succedere sconvolgimenti, presuppongo che questa squadra potrà continuare costantemente a questi livelli. A proposito di sconvolgimenti, torneremo su questo, però voglio fare prima una domanda a Raffaele Martino. Qual è stata fino a questo momento la vostra arma in più, la vostra forza? Penso che Giancarlo abbia toccato il punto cardine di questo argomento. Quindi la forza di questa squadra è che siamo dei buonissimi giocatori, ma abbiamo comunque sia gruppo, organizzazione, abbiamo voglia di fare bene, di emergere, di dimostrare a tutti, insomma, che non solo coi soldi si vincono i campionati, e ognuno di noi cerca di mettere tutto quello che ha in qualsiasi partita. Penso che questa è l'arma che abbiamo dimostrato fino adesso, con l'entusiasmo della gente che ci sta spingendo, e penso che queste sono le armi che dobbiamo portare fino alla fine, al di là dei stravolgimenti o delle cose che possono succedere, che a noi sinceramente, parlo da persona, non interessa, e come non interessa a nome e a voce di tutti i giocatori che insomma sono nella nostra squadra. Assolutamente. Come si è calato De Martino in questa Serie D? No, ma io ti dico la sincerità, io sono un giocatore che quando sono arrivato, la prima cosa che ho detto è che io ormai gioco quando ho degli stimoli, quando una piazza o un ambiente mi interessa. Questa è la situazione giusta e non esistono campionati, perché poi è bello giocare e vincere in qualsiasi campionato, quindi giusto. Non importa dove giochi. Se hai degli stimoli e ci sono degli obiettivi, puoi giocare anche con gli amici a casa, uguale. Assolutamente. Prima di passare ovviamente ad analizzare quello che potrà accadere domenica prossima in casa Alfanuzzi con il Real Vico, e parliamo di questi presunti stravolgimenti, ho l'ospite adatto per farlo, insomma, non me ne voglia nessuno, chiamiamo ovviamente un servizio importante da parte della regia, e quindi chiudiamo questo capitolo relativo allo scivolone di domenica scorsa a Policoro. Ascoltiamo le dichiarazioni di Mister Ciullo proprio alla ripresa degli allenamenti martedì scorso, ma anche di Max Marsili, un uomo che sicuramente si esprime meglio, questo è il mio modesto modo di vedere, accanto a De Martino, ha più sicurezza, è più sciolto, e che invece deve così
accumularsi più lavoro quando De Martino non c'è ed così cercare di far girare meglio il centrocampo. Lo vedremo anche lui nel miglior modo possibile, speriamo presto, e quindi ascoltiamo Mister Ciullo e Max Marsili. Mister, ripresa degli allenamenti, pensiero ancora domenica scorsa per capire che cosa è successo con il Real Metapontino. Ma il pensiero ormai ci mettiamo da parte, come ci mettiamo anche da parte le vittorie subito, no? Domenica dopo la partita, non male, una giusta riflessione per quello che abbiamo fatto domenica, per quanto non abbiamo raccolto magari, no? Perché guardando anche la prestazione, riguardandola successivamente, direi che la sconfitta non ci sta perché anche per quello che abbiamo fatto in campo sia il secondo tempo anche con 10 uomini non è stata una prestazione brillante, non è stata una prestazione da brindisi, quello sicuramente, però non è stata neanche una prestazione da così da buttare tutto in aria. Perché la giusta riflessione è proprio quella, perché il secondo tempo magari pur giocando in 10 uomini da parte di Peschiera si sono presentati solo due volte, in occasione del gol è una circostanza dove è stato bravo Cacace a togliere la palla gol sempre su Di Senso, poi del resto la partita l'abbiamo fatta sempre noi su un campo impossibile, perciò la sconfitta ci lascia male in bocca perché sappiamo o sapevamo quanto era importante su quel campo, e poi prendere proprio i punti con le piccole è la cosa che devi fare meglio di tutti in tutte le altre gare, perché gli stimoli devi cercare di crearli da solo. Perciò la riflessione la si è fatta, penso che anche tutti quanti, come in primis io, perché quando si perde penso che l'allenatore è il primo a sentirsi sul banco degli imputati, no? Perché c'è qualcosa che magari non c'è da rimproverarsi, lo faccio quando vinciamo, figuriamoci se non lo faccio quando ci sono le sconfitte. Però adesso dobbiamo essere bravi, come appunto detto prima, anche con le vittorie, buttarci subito sulla nuova avventura che è la prossima partita. Ecco, quanto è pesato però l'espulsione di Liotti al quinto del secondo tempo? Ma sai, giocare in 10 uomini pesa tanto su un campo del genere più che altro, perché dove era impossibile sia per noi che gli avversari fare delle manovre importanti, oppure però era importante per avere magari, no, le linee compatte sia quella di centrocampo e quella difensiva. Anche perché poi durante la partita abbiamo sentito, tranne porca miseria, gli ultimi minuti proprio nell'occasione del gol, abbiamo sempre mantenuto un 4-3-2, nel senso che la partita volevamo vincere a tutti i costi e non abbiamo avuto mai, non siamo andati quasi mai in difficoltà, ripeto, tranne in quella circostanza dove Cacace è stato bravo ad anticipare Di Senso e due angoli battuti da Metapontino, però il resto non ci hanno mai pensierito, siamo stati noi che siamo andati magari vicino al gol. E nel momento in cui invece a 5 minuti dalla fine ci si rende conto magari di poter cercare di far respirare, perché i centrocampisti hanno fatto tanto, no? Domenica scorsa con Marsili, Favia e lo stesso Lo Iodici, che hanno fatto una grande partita là in mezzo, a correre su quel campo non era facile, e magari cercare di compattarsi in quel momento là, invece abbiamo subito il gol. Guarda come è strano il calcio, magari, no? Rinforzi le linee esterne e prendi gol, così è successo. Ed è un peccato perché lo sappiamo tutti, oggi magari con una vittoria o un pareggio la striscia positiva si allungava, e quello è il rammarico più grande. Domenica c'è Real Vico, una squadra altrettanto da prendere con la massima attenzione. Sì, ma come sempre, adesso magari ci tocca lavorare ancora di più mentalmente, magari, no? Di essere bravi questa sconfitta da subirla e di accettare quel verdetto del campo, però dobbiamo cercare subito di ripartire subito per bene, perché sappiamo che contro abbiamo una buona squadra, come del resto si sta dimostrando tutto il campionato, non è facile per nessuno, non è facile. Marsili, si riparte dopo una sconfitta sicuramente su cui bisogna riflettere, analizzare gli errori compiuti per cominciare a preparare un'altra gara difficile, quella di domenica prossima. Sì, sicuramente, prendere gli errori fatti e non commetterli più. Comunque archiviamo questa partita che ormai è passata e prepariamoci per quest'altra, che sono tutte difficili. Secondo te che cosa non ha funzionato? Ma sicuramente non ci ha aiutato il fattore campo, perché era un campo veramente impraticabile, un campo bruttissimo e una squadra comunque ostica, e chi diceva che era una brutta squadra penso che si sbagliava, perché comunque anche loro hanno dei valori, soprattutto poi quando cambi un allenatore hai più foga di far bene.
Ecco, dopo questa sconfitta sicuramente ci sarà ancora una marcia in più domenica prossima per ricominciare a collezionare ovviamente risultati positivi. Beh, ma noi proviamo ogni domenica a dare il 100% e fare la nostra gara. E domenica non è andata bene, ma come ho detto archiviamo quella partita e mettiamoci di nuovo a lavorare come abbiamo sempre fatto, con la serenità e la tranquillità di sempre, e andare avanti così. E proprio con le parole di Max Marsili chiudiamo anche noi questa parentesi dedicata a quanto accaduto domenica scorsa contro il Real Metapontino, e ci catapultiamo in quella che sarà il prossimo turno. Al Fanuzzi domenica arriva un'altra squadra ostica, il Real Vico. Prima diceva Giancarlo, un'altra squadra da prendere davvero con le pinze, perché sicuramente è un po' una mezza sorpresa di questo campionato. Sì, a giudicare dei risultati, sì. Fu emblematico il primo turno di campionato, giocando a Taranto, e il commentatore di Taranto disse: questa squadra non ha neanche fatto il ritiro, probabilmente si sono riuniti dieci giorni fa, hanno creato la squadra e sono venuti qui e hanno portato via il pareggio. Fortuna, casualità, però sono dietro il gruppo delle sei e ci sono loro. Certo. Quindi vanno rispettate, come del resto poi io dico che vanno rispettate tutte le squadre, ed in particolare le campane, perché le campane hanno un'abitudine a giocarsi le partite, a lottare fino all'ultimo, è la caratteristica proprio, io l'ho sempre detto, il bacino dal quale pescano queste squadre è interminabile, quindi spesso squadre che non esistono a giugno vengono formate a luglio e fanno dei campionati eccellenti. Quindi calma, riprendiamo la nostra corsa vedendo una bella partita e sperando di portare a casa tre punti, perché ci servono. Come avete ricominciato invece voi a preparare questo match? No, come ho detto prima, la prima cosa che ci siamo dette è stata questa: eliminiamo la partita, ed è il motto che ci siamo prefissare dall'inizio, pensare di partita in partita, eliminare partite o vinte o perse e ripensare alla prossima. Come diceva prima Giancarlo, insomma, le partite sono tutte dure e neanche minimamente ci passa per la testa di pensare che noi siamo su, gli altri sono sotto, vinciamo, non vinciamo. Sicuramente è una squadra da affrontare come abbiamo fatto altre volte. Non state ancora guardando la classifica, insomma? No, la classifica penso che conti fino a un certo punto. Anche introduco una cosa che non c'entra niente con, sì, questa cosa. A maggior ragione a noi non interessa neanche il fatto se poi succederà che tolgono tre punti per Nardò in base a classifica. Noi sappiamo quello che stiamo facendo, sappiamo il nostro valore, sappiamo il campionato che stiamo conducendo, ed è l'unica cosa è percorrere questa strada. Poi alla fine si faranno i conti e vedremo cosa succede. Insomma, questi tre punti che potrebbe togliere al Brindisi in caso il Nardò venga retrocesso matematicamente all'ultimo posto, che già occupa ovviamente con meno 10 in classifica, effettivamente quanto andrebbe, se va a penalizzare questo Brindisi? Può avere semplicemente un effetto psicologico sul momento, perché ritengo che chi ha già giocato con Nardò si vedrà privato di tre punti, ma questo significa che ci saranno le altre squadre che non hanno giocato e che in quel caso riposeranno. E questo è importante da dire. E quindi se si sono persi i tre punti, poi sarà, alla fine i punti che si fanno quelli sono, i punti a disposizione saranno quelli, quindi non ci sarà un vantaggio, è soltanto un effetto psicologico. È un po' falsato il campionato per questo. Beh, ma è sempre falsato quando ci sono purtroppo queste situazioni, ahimè sì, qui si faceva prima che iniziassimo la trasmissione, si parlava proprio del fatto che se magari queste situazioni si chiarissero prima, se ci fossero le condizioni per chiarirle prima, per selezionare meglio queste società, queste squadre, per non arrivare ogni anno a sapere che 10-15 squadre spariscono dall'albo delle squadre partecipanti al campionato, se tante squadre avessero le condizioni per poter giocare questo campionato, vedi gli impianti, vedi le società, vedi i bacini di utenza, sarebbe tutto molto meglio. E purtroppo di mezzo, quando c'è di mezzo la politica sportiva, questo succede. Tra l'altro il campionato di Serie D, che ormai è pochissimo, anzi non ha più niente di dilettantistico.
Ma questo, questo è quello che ci diciamo noi, sappiamo perfettamente, anzi, spesso mi ricordo tempo addietro che bisognava anche stare attenti quando si parlava di emolumenti e stipendi, perché non Certo. esistono nei dilettanti, ma è il classico, come dire, segreto di Certo. Pulcinella. Sappiamo tutti che girano tanti soldi anche in Serie D, tanti giocatori, e qui non sto facendo un atto d'accusa nei confronti di Martino, ma per dire, ci sono tanti giocatori che hanno preferito non giocare nei professionisti e scendere giù nei dilettanti, o sono stati costretti, perché anche questo campionato di C1 senza retrocessioni sta diventando una barzelletta, perché si può perdere Una scelta tranquillamente. di vita quella come quella di De Martino, che ha voluto seguire il Assolutamente. compagno Marsili, e Anzi, quindi io di prima questo è dicevo, soddisfatto, dicevo proprio insomma. che spero che lui consideri questa esperienza, vista la piazza, visti i risultati della squadra e visto che la qualità del giocatore, che lui possa considerare questo un nuovo trampolino di lancio, perché ne ha le qualità. È così, No, Raffaele? stavo, sì, ma ti ho detto prima, le caratteristiche di un giocatore le fanno le motivazioni e per quello che si gioca. Se non esiste niente per cui giochi, giocatore non è un giocatore, è uno che gioca a calcio, si fa la partita per divertirsi, come sta, non so se, cioè, mi assumo le responsabilità di quello che Sì. dico, come la C1 di quest'anno, cioè, è uno scherzo, cioè, non può essere, perché sinceramente costringere sia economicamente i giocatori a vieni a giocare qui, guadagni questo, non valgono più valori, non esiste più niente, cioè, non è il calcio. Io almeno, per come la vedo io, e come penso anche altri giocatori della mia Certo. squadra, e tanti che fanno questa scelta, si gioca in D non perché c'è un motivo di categoria o meno, ma perché ci sono degli obiettivi e perché è bello giocare per un obiettivo. Ecco, questo è quello che ovviamente fa piacere ascoltare, vuol dire che veramente questa squadra è prima di tutto un bel gruppo e con ragazzi con questi valori, una squadra che sta facendo bene, che è in testa alla classifica, ma c'è questo tormentone del calciomercato che non ci ha lasciato liberi neanche una settimana. Cioè, noi abbiamo finito il mercato estivo, abbiamo cominciato il campionato e si è cominciato a parlare di mercato di riparazione solo a Brindisi, Giancarlo. Ma Te l'aspettavi questa domanda? la cosa bella è che forse in altri anni sarebbe stato giustificato, Assolutamente sì. mai come quest'anno invece la squadra è bella a vedersi. Hai detto bene, avete detto bene, nel senso che si capisce che è un gruppo coeso. Guarda, non c'è bisogno di aver fatto sport per capire quando ci sono questi elementi. Lo capisci da come il grande aiuta il piccolo, Certo. quando ci sono i cambi, già da come ci si approccia, già da come si favorisce l'ingresso in campo, da come ci si aiuta, lo si capisce subito. Il clima, ripeto, per chi ha fatto sport lo capisce, qualunque tipo di sport, ma capisci perfettamente che clima c'è. Così come lo capisci perfettamente quando non c'è nessun accordo in società, nella squadra, perché lo vedi perfettamente, vedi 11 anime perse nel Certo. campo. Anzi, spesso si mandano a quel paese e non si guarda. Ecco perché dico, quest'anno c'è un gruppo di ragazzi che sembra davvero che vadano bene, poi magari potrei sbagliarmi, ma non credo. I risultati stanno lì a dimostrare che non c'è motivo di parlare anche minimamente di mercato, pensare Forse che... qualcosina il mister ne ha bisogno, ma per allungare No, numericamente ma la infatti io non panchina. voglio Ecco. entrare nell'aspetto tecnico, perché ritengo che alla fine un tecnico, se ha 9 e cerca di voler 10, lo può Assolutamente. fare ed è giusto che lo Ma faccia. non si parla ovviamente di cambio di titolari, e questa è una cosa importante. Io per quello dico, pensare che ci sia stata, e non voglio ritornare, ma naturalmente stiamo toccando quel tema al Certo. quale tu facevi riferimento tacitamente, a quella polemica, al fatto che ci sia. Ritengo che sia stata una cosa in più che la squadra, di cui la squadra non aveva bisogno, nel senso che se questi bisogni ci saranno, penso che sarebbe il caso di affrontarli quando sarà necessario. Al Assolutamente. momento. Io sono sempre della scuola che squadra che vince non si cambia, ma sotto tutti i punti di vista, cioè anche se le cose vanno, cioè non parlo della squadra in particolare, ma proprio Sì. del clima. Se il clima è coeso, se tutto va bene, non vedo per quale motivo io debba creare delle turbative che potrebbero portare
tutti a perdere qualcosa. Quindi mi auguro che... Mai come quest'anno giocare. Ma ripeto, mai come quest'anno. Nessuno si aspettava. Quest'anno forse le aspettative erano molto serene, molto tranquille, di vedere come andava il campionato. E vedere De Martino in campo, un giocatore del suo passato, che sta mettendosi in discussione e con calma, con i giusti tempi, sta entrando in forma e lo si vede, certo. Perché già si inizia a percepire. Gambino lo conoscevamo? Non lo conoscevamo. Beh, posso dire che Gambino, anche per chi viene per la prima volta allo stadio, vedere giocare Gambino resta a bocca aperta, dice questo non è il giocatore che può star qui in Serie D. Però non facciamo scattare quella molla a Gambino, va via, non è possibile. Cioè, questo è... bisognerebbe capire chi è che lo fa scattare, se la concorrenza delle altre squadre, se i procuratori, se non lo so. E... ma anche queste sono situazioni che minano certo. La tranquillità di un giocatore qui, o di una squadra. Qui la squadra deve emergere, la squadra intesa globalmente. Certo. Cioè dal principale artefice all'ultimo deve far percepire a tutto l'ambiente, compresa la squadra, che la squadra è serena, che la squadra è quella giusta, che tutti insieme si va avanti, perché questa squadra unita può dare tantissime soddisfazioni a noi tifosi, ai giocatori stessi, anche al piacere di vedere un campionato di grosso livello. Ok. Bene, chiusa questa parentesi, altrimenti diventiamo troppo polemici, diamo la linea alla regia e andiamo ad ascoltare invece la presentazione della scheda del prossimo avversario del Brindisi, curata da Nicolo Russo, il Real Vico. L'immediata reazione del Brindisi alla negativa prestazione di Policoro passa attraverso l'impegno casalingo Alfanuzzi contro il Real Iria Vico Equense di Patron Gaglione, titolo portato alla squadra di Vico Equense dalla sua precedente avventura a Nola. Mister Di Maio, giovane tecnico che in passato ha guidato il Nuvla San Felice e che la scorsa stagione ha avuto una fugace esperienza alla Cavese, guida la squadra vicana. Una rosa ben assortita, quella dei bianco-blu, che possono contare su giocatori dalla comprovata esperienza in Serie D. 14 punti in classifica e sesto posto a 2 punti di distanza dai biancazzurri. Non di facile impatto la gara con Mister Di Maio, che al 3-4-3 di inizio stagione ha poi preferito un classico 4-4-2. Recuperati Corsale, Martone e Giulio Russo, gli avversari potrebbero schierare in porta l'esperto Apruzzo, trentenne, ex del Sant'Antonio Abate, Nola e Avellino. Quartetto difensivo composto da Lettieri nel 94 e Danzalone 94 nel ruolo di terzini, coppia di centrali Maraucci ex Sernese e Lolaico ex Francavilla, alternativa l'ex Turris Melcarne, centrocampo composto da Zaminga, moltissime presenze in C2 per lui con Gela, Catanzaro e Lamezia, e il 93 Biondi. Sulle fasce largo al 95 Mennella e una scelta tra Trofa ex Ischia, Iovene e Circello. Coppia d'attacco Russo-Matarazzo, l'eventuale alternativa Russo potrebbe comportare l'esclusione dell'Under Biondi con Coppola al suo posto e scegliere l'Under Volpe, un 95 in avanti. Impegno di certo non semplice per il Brindisi, con una sconfitta da cancellare quantomeno con una buona prestazione, ricordando le caratteristiche che hanno fatto della formazione di Mister Ciullo una delle più forti del campionato. E questo in estrema sintesi il Real Vico. Dicevamo prima una squadra ostica da prendere con le pinze, e dunque ripetiamo l'appello, Giancarlo, effettivamente è così. Prima dicevamo con De Martino, telecamera spente, una squadra composta da uomini di categoria, quindi quelle squadre rognose che agonisticamente faranno sentire anche con i tacchetti sulle caviglie dei giocatori. Ah, questo è certo, questo ormai è risaputo, ormai lo sanno loro prima di noi. Certo. Una delle cose che spesso ci ha colpito quando noi in questi anni, ahimè, di Serie D, è che spesso abbiamo visto squadre che definivamo appositamente di categoria, proprio perché si capiva che c'erano 2-3 giocatori di poco superiori di livello tecnico, magari giocatori di ex Serie C, che però si sono ben calati in quella realtà, e tanti giocatori anche anziani ma che giocano la Serie D da tanti anni, ed è per questo che le squadre campane in questo senso sono tipicamente di categoria. Quindi
Credo che il Real Vigo è una squadra che debba essere affrontata con la massima attenzione, ma su questo non ho dubbi che sarà così. L'unica cosa è che speriamo che appunto i nostri abbiano superato tranquillamente questa battuta d'arresto e che si possa riprendere, anche perché le altre partite, le prossime partite, sono partite di mezzo. Cioè, se noi vediamo il calendario, noi abbiamo giocato con gran parte delle squadre che ci stanno sopra. Quindi ora in teoria si diceva giochiamo con squadre sulla piacevole, carta. Ma sono proprio quelle che per necessità di classifica, per necessità di far risultato, giocano con il coltello tra i denti. Perché questa poi è una fase di campionato strategica, prima dell'apertura del mercato per molti, si deve decidere se investire, continuare a se oppure tirare remi in barca. Bene, siamo in chiusura, De Martino, non ti chiedo il pronostico perché porterebbe malissimo, ma intanto mi dici che risposta ti attendi dalla tifoseria domenica prossima. Io penso che a noi va benissimo quello che ci hanno dimostrato fino adesso, e siamo contenti di quello che abbiamo creato insomma nella tifoseria, e ci auguriamo insomma che ci sostengano come hanno sempre fatto in queste partite, e quindi a noi basta quello che ci hanno già dato e non chiediamo nient'altro. Tornando al discorso di prima, volevo dire solo questo: è stato peggio come complesso la sconfitta di Monopoli, ci siamo rialzati quindi senza dubbio questa è un'altra partita dove è un episodio, si è perso, ma la squadra l'ha superata tranquillamente e siamo concentrati e carichi per riprendere di nuovo il cammino che avevamo lasciato. E con queste parole di De Martino non possiamo far altro che congedarci da tutti gli utenti di Telebrindisi Web TV. Sono parole che lasciano ben sperare, ovviamente, non per domenica prossima solamente, ma per il futuro immediato di questa squadra. Quindi ringrazio Giancarlo Enrico per la sua disponibilità. Ovviamente ci vedremo per polemizzare ancora di più. Per parlare di... comunque, ti ringrazio. Ovviamente, grazie a voi. Solamente sto scherzando, ovviamente, perché siamo veramente soprattutto prima amici, e poi ovviamente il nostro rapporto risale a diversi anni fa, quindi possiamo permetterci anche questo. Grazie Giancarlo, grazie a Raffaele Di Martino per la sua disponibilità, grazie anche a con voi. Te ci vedremo sicuramente in altre occasioni. Okay, grazie. A tutti ricordo che ovviamente in rete sarà questa trasmissione, stavo per dire gara, ormai la testa è solo nelle gare, questa trasmissione è da giovedì in rete e resterà per sempre nel nostro archivio. Vedo con piacere che moltissimi di voi vanno a vedere a ritroso, perché salgono le visualizzazioni delle passate trasmissioni, addirittura la prima trasmissione, quella fatta con Mister Ciullo, ma anche quelle con gli altri giocatori. Quindi resterà in archivio per tutti voi per risentire cosa ha detto Giancarlo De Martino, ovviamente, e non potessimo far altro che a questo punto ringraziarvi e come sempre concludere con Forza Brindisi. Si ringrazia Palazzo Virgilio, Hotel Ristorante Meeting e Congressi, Corso Umberto I, Brindisi.